popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. Secondo significato, la prova di maturità politica dimostrata dall'altissima percentuale dei votanti. A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Ma a differenza da quelle file regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa. Anche il re ha voluto esercitare il suo diritto di cittadino. Si è presentato al seggio del suo rione, ha presentato il suo certificato elettivo. Pare non gli sia stata chiesta la carta d'identità. Che cos'è avvenuto nel mistero della cabina? Non vogliamo saperlo. Il voto è segreto. Milano, la propaganda negli ultimi giorni era stata furibonda. L'alba del 2 giugno era sorta come quella di un giorno di distensione. Finalmente si passava ai fatti. E i milanesi amano i fatti. Ecco Ferruccio Parri. Per arrivare a questa giornata era necessario quel coraggio della vita clandestina di cui egli è stato uno dei protagonisti. Anche i malati hanno voluto essere presenti. Appositi trasporti li hanno condotti attraverso la bella domenica di sole a compiere un atto di fiducia nell'avvenire. Queste nonnine non vogliono incorrere nel pericolo di lasciare schede nulle. Hanno la loro idea, desiderano esprimerla come si deve. Toscanini si è assaporato la musica esaltante, commovente di questa sua Italia malgrado tutto rinata. Quantunque sia uomo di fede, forse ci saranno stati giorni in cui non credeva di poter arrivare a dare il voto nella sua Milano. Le nonnine trotterellano verso casa, hanno fatto il loro dovere. Firenze ha stabilito delle cifre di record. Su 273.425 iscritti si sono presentati 242.750 votanti, l'88,78%. Una delle più nobili figure dell'antifascismo fiorentino, Gaetano Pieraccini, primo sindaco di Firenze Libera. E anche qui, come in tutta Italia, gli elettori hanno affrontato il disagio di aspettare senza che nascesse il menomo disordine. Torino, vecchia culla della libertà in Italia. La pioggia non riesce a scoraggiare gli elettori. Il clero è stato di esempio. Ecco l'arcivescovo Fossati. Calosso gode di vedere tradotta in pratica una delle sue idee predilette, l'iniziativa della donna. In molti seggi, infatti, vi sono state più elettrici che elettori. Ecco due celebri rappresentanti del mondo sportivo, Borel e Gabetto. Questi due coniugi avranno litigato fino all'ultimo, ma è certo che nel segreto della cabina hanno votato la stessa lista. Per i napoletani il 2 giugno è stata una splendida occasione di ritrovarsi in strada. Non ci si è annoiati certamente in queste file. E altre ore in cui ci si stipava al chiuso e al buio non sono dimenticate. Ma questa giornata le fa parere cosa di un mondo passato. Si vota proprio perché questo mondo non torni più. Il cardinale Ascalesi percorre a piedi la strada dall'arcivescovado alla sua sezione. La passeggiata diventa una specie di visita pastorale. Vista l'occasione, Benedetto Croce si concede ad un primo piano. Questi non sono disordini, è l'impazienza di votare subito. I napoletani bisogna lasciarli fare. Genova ha le idee chiare e ama di manifestarle in poche parole. Lo si è capito fin dallo stile della lotta elettorale. Per esempio, l'Unione Democratica Nazionale, in prevalenza monarchica, ha steso la sua propaganda ai piedi del repubblicano monumento a Mazzini. Anche Colombo ha dovuto fare la reclama ai vari partiti. Un cartello sul ponte lanciato tra la destra e la sinistra di via 20 settembre voleva forse confermare la posizione di centro dei democristiani. Trasportiamoci ora in un paese della Calabria. Di buon mattino, dalla casa di montagna, le famiglie scendono verso il borgo, verso le elezioni. Su questi paesi i viaggiatori e i giornalisti fanno volentieri del colore. Sono infatti paesi coloriti e le donne portano ancora l'antico costume. Ma stavolta si dimostrano tutt'altro che arretrate. Possono stare al pari con gli elettori di un centro industriale inglese. E queste del 2 giugno non erano elezioni facili. Una delle due schede piuttosto complicata e l'altra grave di responsabilità per l'avvenire. Ma l'Italia non è più disposta a lasciarsi travolgere nei danni dell'indifferenza politica. Ha imparato la lezione. Qualunque sia l'avvenire, possiamo andargli incontro con la più tranquilla fiducia. 2 giugno 1946. Una data iconica che per noi italiani è simbolo di libertà e di democrazia. Ho voluto iniziare questo video con un filmato storico perché penso che non ci siano parole più belle e più vere di quelle pronunciate dai protagonisti di questo evento. Dicevo appunto, 2 giugno 1946, l'Italia cambia abito, cambia veste, si spoglia del pesante mantello della dittatura fascista per indossare un abito più leggero, che è quello del governo repubblicano democratico. Per capire bene come si è arrivati al referendum del 1946 e quindi a questo cambiamento,
bisogna partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi fare un passo indietro fino al 1945. All'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia è un colabrodo, è un paese da ricostruire. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo aver subito l'occupazione di un esercito straniero, dopo essere stata teatro di scontri sanguinosissimi e distruttivi, dopo essere stata bombardata in più parti, l'Italia è in una condizione socio-economica disastrosa, l'industria è bloccata, la disoccupazione aumenta, i prezzi aumentano in maniera vertiginosa. E subito dopo la liberazione, in questo clima di devastazione, viene eletto come capo del governo Ferruccio Parri, capo del Partito d'Azione, e che inizialmente trova anche l'appoggio di tutti i partiti del CLN, ma poi quasi subito dovette dare le dimissioni perché criticato per un suo progetto era quello di andare a colpire i grandi monopoli industriali a favore delle piccole aziende, in modo tale che queste ultime potessero ripartire pian piano a produrre, appunto. Come nuovo presidente, dopo Parri, fu scelto Alcide De Gasperi, il quale ottenne anche lui, come il suo predecessore, l'appoggio dei partiti antifascisti. E a De Gasperi toccò in sorte una questione molto delicata, anzi due, una in politica estera e una in politica interna. Perché? Perché partiamo dalla politica estera. L'Italia doveva affrontare una questione molto importante, ossia doveva partecipare alla riunione con gli altri capi di Stato per capire le sanzioni di guerra che avrebbe dovuto pagare in quanto paese sconfitto, e oltre che alleato della Germania nazista, almeno inizialmente. E nonostante il fatto che l'Italia già dal 1943 si fosse arresa incondizionatamente, e col fatto anche che poi ha cercato, grazie alla resistenza, di combattere il governo nazifascista, nonostante queste due cose, gli alleati trattarono l'Italia come un paese sconfitto, come imponendo delle sanzioni veramente gravi, anche se grazie alla mediazione di Alcide De Gasperi la sanzione data all'Italia era sì grave, soprattutto dal punto di vista territoriale, ma non così grave come inizialmente era stata decisa da Francia e Inghilterra. E questo perché Alcide De Gasperi a Parigi nel 1946, appunto davanti ai capi di governo delle altre nazioni coinvolte nel conflitto, cerca di difendere la situazione italiana con tutte le sue forze, andando a dire che gli italiani comunque avevano combattuto coraggiosamente e ininterrottamente dopo il 1943 il governo totalitario in casa propria, e che avevano appunto messo in piedi il movimento della resistenza cercando di andare a pacificare delle situazioni
rese veramente difficili dal governo fascista. Ecco, questo discorso che Alcide De Gasperi fa davanti, tiene davanti ai capi di governo di Francia, Inghilterra e Stati Uniti, riesce ad addolcire in parte le sanzioni date al nostro paese. Il secondo problema che De Gasperi si trova ad affrontare è invece di politica interna e riguarda il problema istituzionale, ossia all'indomani della caduta della dittatura fascista, qual è la forma governativa più adatta per traghettare l'Italia fuori da questa situazione, da questo momento critico. Secondo i partiti di sinistra, la monarchia non poteva più essere la forma governativa utile, possiamo dire così, perché anzi, di fatto veniva ritenuta la monarchia colpevole tanto quanto il governo fascista per l'entrata in guerra dell'Italia nel 1940 e per la successiva disfatta del 1943. Invece i liberali e i cattolici pensavano ancora, nonostante tutti gli errori fatti dai monarchi durante appunto il periodo fascista e poi durante il conflitto, ecco, i liberali e i cattolici pensavano ancora che la monarchia potesse essere utile all'Italia, alla causa italiana. E per dirimere, insomma, questa disputa, venne di fatto proposto un referendum in cui si chiede al popolo direttamente, ai cittadini italiani direttamente, quale forma di governo fosse la migliore. Il 2 giugno 1946, quindi, si svolsero le votazioni che ebbero una duplice importanza, perché da un lato, come già detto anche a inizio video, l'Italia col 2 giugno 1946 cambia veste, quindi diventa un governo repubblicano mai avuto prima. Dall'altro è la prima votazione a suffragio universale, cioè è la prima volta che anche alle donne viene permesso di votare e dunque ha una duplice importanza. L'esito delle votazioni, come già anticipato, dichiara la volontà del popolo italiano di essere governato da una repubblica e dunque, a seguito di questa decisione, Umberto II di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele, accetta la decisione del referendum e va in esilio con tutta la sua famiglia. Il clima in cui si svolgono queste elezioni è un clima totalmente diverso rispetto al precedente ventennio fascista, perché? Perché la caduta del regime aveva permesso la nascita di nuovi partiti politici e il ritorno di altri partiti che già esistevano ma che erano stati messi fuori legge da Mussolini. Per citare i maggiori abbiamo ad esempio la Democrazia Cristiana che raccoglie attorno a sé i cattolici e che si rifà al Partito Popolare guidato da Don Luigi Sturzo. E abbiamo il Partito Socialista, che però è ancora diviso in una frangia rivoluzionaria capitanata da Pietro Nenni e una frangia riformista capitanata da Giuseppe Saragat. Peraltro,
Questa dicotomia interna porta poi ad una spaccatura definitiva, tale per cui la frangia riformista di Giuseppe Saragat si discosta totalmente dal Partito Socialista e fonda il Partito Socialdemocratico. Abbiamo poi il Partito Comunista. E in questo clima politico di appunto di più ampio respiro, potremmo dire, sempre il 2 giugno 1946, sull'onda anche degli esiti della votazione del referendum, si svolge una seconda votazione, una seconda elezione, dei rappresentanti dell'Assemblea Costituente, ai quali viene chiesto di redigere il testo della Costituzione del neonato Stato italiano. Dopo un anno e mezzo, la Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948 e fin da subito si ha la percezione, di un testo di impronta liberale e democratica. Un documento che respinge in toto ogni forma di autoritarismo e si fonda invece su valori quali il pluralismo e la libertà di espressione, proprio in opposizione al ventennio fascista precedente. Inoltre prevede la divisione dei tre poteri, giudiziario, legislativo ed esecutivo. E poggia anche sull'idea della sovranità democratica, la sovranità del popolo. Un altro punto cardine di questo documento è la tutela della persona e quindi la concessione di diritti della persona, dell'individuo. E l'idea anche che lo Stato, e questo è veramente fondamentale, è un elemento di totale spaccatura con quello che c'è stato prima, che lo Stato si fa garante della realizzazione di tutti questi principi alla base della Costituzione democratica. Concludo questo video augurandovi buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Con l'augurio che questi valori che hanno fondato il testo della Costituzione siano sempre portati in alto da noi cittadini, che ci rendiamo davvero conto della fortuna di essere in un paese dove la libertà di espressione e dove la tutela della persona sono di fatto valori imprescindibili e diritti imprescindibili di ogni essere umano.